Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Inizierò proprio con alcuni brevissimi ringraziamenti, iniziando da Sandro Monari, che merita un grandissimo applauso. Grandissimo applauso per essere venuto qui. Tempo fa, quando lo invitammo per festeggiare questa importantissima ricorrenza, i 40 anni dalla vittoria della Coppa FIA Piloti, prima che venisse istituito il campionato del mondo, ed era un campionato del mondo. Quindi fu il primo italiano a vincerlo. Il secondo, lo sapete, è Mickey Biasion. E Mickey Biasion, non potendo essere qui, ha voluto mandare un messaggio che è sintetizzato in questa slide, ma che mi sento di leggere a Sandro. E, giusto per dire un altro numero significativo, vincitore di ben 6 rally di Monte Carlo, il rally più famoso, più glamour, più conosciuto al mondo stesso. E, piccola cosa, permettetemi, è un moto d'orgoglio, tutti e due veneti. Allora, Michi dice: caro Sandro, purtroppo non riesco a essere lì con voi per festeggiare questo tuo particolare anniversario. Hai fatto la storia dell'automobilismo internazionale e grazie alle tue imprese i rally acquisirono una enorme popolarità. Tutti dobbiamo essertene grati, io particolarmente, perché ammirando i tuoi passaggi alla guida delle Fulvia e delle Stratos mi innamorai dei rally. Parte delle mie vittorie sono frutto della passione che hai trasmesso a me e al mondo intero. Nel ringraziarti ti abbraccio con infinito affetto. Mickey Biasion. Abbiamo molto di queste testimonianze, perché, come dicevo prima, nell'attesa che la sala si riempisse, alcune concomitanze, ecco, è arrivato anche Lucky, Gigi Battistoldi, ecco là, in fondo, non ha voluto mancare a rendere omaggio a Drago. Vieni Lucky, vieni vicino al tuo navigatore preferito. Se posso permettermi, Lucky, sempre in attività, 6 gare quest'anno, 6 vittorie assolute. Un applauso a Lucky. E ha partito la chiosa, altro veneto volante. Allora, dicevamo che le concomitanze, cominciando da rally di Sardegna, hanno portato via alcuni protagonisti degli anni che furono, ma anche tuttora in attività. Mentre per il mondo delle storiche c'è il rally di Modena, che sta catalizzando l'attenzione di molti appassionati che altrimenti non avrebbero assolutamente mancato questa. Nei ringraziamenti, allora, è doveroso assolutamente ringraziare Rudy Roberto Dal Pozzo. Rudy, grazie. Sempre disponibile nella sua semplicità genuina, romagnola, in tutto il suo calore. Grazie Rudy. Poi, senz'altro, non sono presenti perché stanno finendo gli ultimi dettagli, ma Gigi e Michele Bariani, che sono gli organizzatori del Monte Grappa Legend, di cui Sandro per quattro volte ha fatto testimonia. Domani invece doveva scegliere o qui o al Monte Grappa e ha preferito stare qua. Grazie comunque ai Bariani. Grazie anche a chi ha portato le macchine, il collega Ezio Facchinello e, come dicevo prima, Gigi Rocchetto, sia la Stratos che la Fulvia. Chiaramente non sono quelle originali dell'epoca, perché sono, come dire, introvabili, intoccabili, inavvicinabili, però sono comunque due bellissimi esemplari che trasmettono dal vivo parte di quello che stasera andremo a scoprire. Un grazie infinito a Francesca Pasetti, Lady Fulvia, eccola qui. Penso che tutti abbiamo imparato ad apprezzare la sua competenza, la pacatezza, la disponibilità, la passione, tutto quello che Francesca rappresenta. Ci sta dando una grossa mano, è da un mese consigliere del Museo dell'Automobile Bonfanti-Vima, quindi abbiamo assolutamente voluto gratificarla e gratificarci avendola nella nostra compagine. Il consiglio è stato rinnovato e abbiamo anche, come dicevo prima, Maria Pia Viaro, vicepresidente, che è rientrata nella compagine del consiglio, e Paola Biasion, la moglie di Mickey, che non ha voluto mancare l'occasione. E infine un grazie al team del museo, sempre i miei ragazzi, le mie ragazze, che sono sempre disponibili al massimo. Allora, non è facile sintetizzare una carriera come quella di Sandro Monari in poche slide. Abbiamo cercato di tirare fuori quelle che ci sembravano le più significative. Io ne so
pochissimo, da appassionato ma non da profondo cultore, Francesca mi coadiuverà, prenderà la parola ogni qualvolta lo riterrà opportuno, ovviamente Sandro è qui a disposizione. Come iniziare a parlare di Sandro, della sua passione per i motori? Con una... questa immagine è emblematica perché fa quasi tenerezza a vedere quei car costruiti, io penso, nel sottoscala e vedere anche le date, perché comunque abbiamo un Sandro Munari già maturo rispetto a quello che succede al giorno d'oggi, che i bambini montano in carta a 4 anni, e ce ne sono 20 di più probabilmente, no? 64 mi pare che torni. Non erano ancora nati, esatto. Però la passione permetteva... Francesca, accendi? Sandro ha cominciato così, dimostrando di poter battere già un campione italiano dei rally su dei kart. In questa immagine a Bologna, nella pista azzurra, e si è messo in buona mostra, appunto battendo permettendosi di battere addirittura Arnaldo Cavallari, il quale non si aspettava certamente di essere battuto da un tivellino appena arrivato, che neanche bene conosceva, se non perché era un quasi compaesano, e quindi ha cominciato ad osservarlo e questo è stato un po' l'inizio della storia di Sandro sulle quattro ruote. Bene, quindi abbiamo ritenuto molto significativa questa immagine, mentre diciamo che è quella che sancisce il vero esordio agonistico di Sandro è stato nel 2 agosto del 64 la Agordo Frassenet, prima gara con Avar 850 preparata. Esatto, vogliamo proprio sottolineare il fatto che questa è stata l'unica gara che Sandro ha fatto con una sua vettura di proprietà. Ha fatto un piccolo lavoro di rappresentante, cercava di vendere perlomeno tapparelle in plastica, che allora erano un'innovazione incredibile, in sostituzione di quelle in legno. Ha guadagnato il tanto che gli interessava per prendersi questa vettura, l'ha comprata, si è licenziato e ha cominciato a correre in questo modo. Esordio vero e proprio. Io dirò due parole sul personaggio che vedete sulla destra dell'immagine, che è Arnaldo Cavallari. Arnaldo Cavallari per noi è, come dire, il pioniere in assoluto dei rally dell'era moderna. E tanto è vero che abbiamo voluto dedicargli nel museo uno spazio, ricordando proprio insieme a lui anche le manifestazioni che nel Veneto... buonasera anche al presidente AC Vicenza, Walter Bizzotto. Grazie della presenza. AC Vicenza supporta il museo dell'automobile da sempre. E grazie presidente. Quindi dicevamo che Arnaldo Cavallari e i primi rally, in particolare i rally di San Martino, hanno visto proprio gli albori dell'era moderna, quando da gare di durata e di regolarità si sono trasformati in gare massacranti di velocità, dove vinceva chi arrivava primo in fondo. E spesso ne partivano tanti, ma in fondo ne arrivavano pochissimi. Esattamente, proprio così. Sandro ha cominciato proprio con il botto, perché Arnaldo Cavallari gli ha chiesto se gli dava una mano, se lo accompagnava addirittura al rally di Sardegna nel 1964, e hanno vinto prima gara, prima vittoria. Poi, come seconda gara, per non fare proprio delle carezze così insignificanti, si sono cimentati nel primo rally di San Martino di Castrozza, e sono arrivati primi anche là. Sandro, bisogna sottolinearlo, è un vincitore seriale del Rally San Martino di Castrozza. Ha vinto 6 edizioni, ha vinto la prima, ha vinto l'ultima, ha vinto addirittura il trofeo che avevano messo in palio al San Martino di Castrozza, in onore proprio di chi riusciva a vincere almeno 6 edizioni. E Sandro è stato l'unico ad aggiudicarsene. Bravo Sandro! Devo dire che Sandro iniziò con Arnaldo, ma come navigatore, quindi iniziò alle notte, e questa è una cosa curiosa. Poi leggenda dice che nei trasferimenti passava il volante Arnaldo a Sandro e faceva finta di dormire Arnaldo, ma con un occhio lo guardava, un po' per circospezione, un po' per guardare come stava guidando questo uomo. E dopo un paio di trasferimenti gli ha detto: Toso, sei meglio che c'hai in mano il volante, perché mi sembra che qualità non manca, leggenda dice. Poi insomma vogliamo anche crederci.
Beh, era il 1965 quando si è cimentato in una gara di velocità come il... era la gara prima, era il Jolly Hotel, che era praticamente il Giro d'Italia in buona sostanza, perché si mescolavano gare di velocità con gare in salita. E proprio qui appunto ha avuto modo di dimostrare nei test nei quali non sembrava fossero una coppia così qualificata per poter fare una gara di questo genere, che hanno fatto fare a Sandro e prima a Cavallari un test di velocità. Addirittura nella pista di Balocco c'era Zeccoli, che era il collaudatore dell'Alfa Romeo, che girava in maniera strepitosa perché era il collaudatore, conosceva quindi la pista in ogni sua angolazione. Cavallari ha fatto 10 giri e al decimo giro è riuscito ad avvicinarsi a Zeccoli fino a un secondo di distacco. Poi ha dato il volante in mano a Sandro. Non è che fosse agevolato proprio al massimo, perché imperversava una tempesta incredibile che faceva anche fatica a vedere la strada, che non conosceva molto bene. Gli fanno fare 5 giri e poi lo fermano. Sandro era sconsolato perché aveva paura di aver fatto brutta figura, ha detto: qua mi dicono che non è il mio mestiere. L'hanno fermato, gli ha detto: vabbè, basta così. Ma preso dalla curiosità, ha chiesto il suo tempo, ha detto: guarda, in 5 giri sei riuscito a fare il tempo che ha fatto Cavallari. Ecco, il primo rally da pilota lo fece con un Alfa Romeo. Lo fece con Antonio Ghini su Lancia Flavia Coupé ufficiale Rally Mille Laghi. Qui il risultato? Al di là del risultato, che è stato comunque molto molto buono, perché è arrivato secondo fra le guide dei lancisti ufficiali, parliamo, erano 6 vetture ufficiali, lui è arrivato secondo, dietro a Pianta, non proprio dietro a chi? Nessuno. Non è arrivato secondo, è arrivato secondo dei lancisti, io dico, al Mille Laghi. Non è d'accordo. Non è d'accordo, adesso gli facciamo dire. È stato comunque un premio che gli ha concesso Angiolini per appunto le qualità di guida che aveva dimostrato. Allora. Tu intanto studia sulla Bibbia. Io sulle mie tabelle. Ok. Andiamo avanti, ecco, questa è molto curiosa e interessante. 1966, una gara in salita, Ponte Decimo Giovi, gli chiedono di farla più per un fattore promozionale del concessionario Lancia di Genova, quindi senza grande, come dire, ambizione. Tanto è vero che lui va, la prova un paio di volte, una volta, proprio perché la vedeva dura. C'erano in gara naturalmente gli Sport, le GT, tutte auto molto più potenti. Bene, solo che succede una cosa, la gara è bagnata, piove. Sì, la domenica pioveva, allora ho detto, meno male, c'erano tutti i prodotti perché volevano, meno male che c'è un po' d'acqua, così mi diverto un po' così. Poi verso la fine per la cima c'era una destra e non si vedeva bene, ho preso un'acqua blanca, mi sono passato e sono andato indietro, invece di stare lì a fare manovra ho continuato la marcia col posteriore, sono passato sopra dove c'era il colle, c'era il traguardo, come collino, la macchina giro così, mi ha spatto contro un muro, però hanno fatto lo stesso un tempo molto buono. Sì, un tempo talmente buono che gli ha fatto vincere La sua prima gara, quindi la vinta in testa a coda, fermandosi contro il muro, battendo tutti quanti, ed era lì solo per fare una promozione al concessionario Lancia di Genova. Allora
io mi sono documentata sul libro che ha scritto Sandro. Allora, i piloti ufficiali Lancia erano Pianta Lombardini, Trauma Mouché, con Flavia Zagato, poi c'erano Munari Ghini, Dal Monte Petri, Bartoni Filippi con Flavia Coupé. Sandro è arrivato 43esimo su 86 equipaggi all'arrivo, dopo che Fiorio gli chiese di rallentare perché il loro obiettivo era di arrivare, e il primo dei lancisti era Pianta, che è arrivato 36esimo. È andato la buona. Non possiamo dire nulla. O smettiamo il libro oppure la prendiamo per buona. Io passerei al fantastico periodo della Fulvia e lascerei a Lady Fulvia proprio introdurre questa avventura meravigliosa. La prima data significativa è il 1967. Sì, nel 67 la Lancia mette in mano a Sandro Munari la Lancia Fulvia Coupé. Al suo fianco c'era uno dei piloti navigatori più esperti del momento, che era Luciano Lombardini, col quale ha vinto la sua prima gara, il suo primo rally vero e proprio, che era il 999 minuti, proprio insieme a Lombardini, col quale ha fatto 6 gare ottenendo 4 primi posti, un secondo posto e un ritiro. La gara più importante che ha vinto Sandro, e con la quale si è messo in mostra nel mondo dei rally, dimostrando veramente di avere una grande stoffa, è stato il Tour de Corse del 1967. Quell'epoca i favoritissimi erano gli equipaggi francesi con le vetture francesi, dove c'erano addirittura 11 alpine ufficiali al Tour de Corse, 11 alpine ufficiali schierate al via, oltre alle varie Porsche e molte altre vetture molto più potenti della Fulvia. Sandro, sul tracciato del Tour de Corse, che adesso ci racconterà, misto terra, asfalto, ha dimostrato veramente tutte le sue qualità, andando a vincere in maniera netta e strepitosa il Tour de Corse, tant'è che immediatamente è stata presa questa vettura dalla Lancia, è stata portata subito al Salone dell'Auto di Torino per farne bella mostra con tutti i suoi bei trofei sopra al popolo. Ah, il Tour de Corse era una gara veramente difficile, intanto era lunga, ma poi c'erano tante possibilità di sbagliare, perché la Corsica non era sterrata, era tutto asfaltato. Quindi noi eravamo, no? La Fulvia che era 1700, no, era... E siamo stati in testa dall'inizio alla fine. Siamo arrivati in fondo e non siamo riusciti a passare a zero per un secondo, perché c'era anche questo qua. Ma quando hanno visto che siamo arrivati in questo qua, a livello qui, sono scomparsi tutti quanti. Aveva avversari come Big Elford, non avversari. Big Elford con il Porsche 911. E siamo stati in testa dall'inizio alla fine, comunque. Qualche cavallo in più. Alla fine c'erano tutti i direttori delle squadre, c'erano 5-6 che erano lì a chiedermi se potevo andare a correre con loro. E Fiorio, quando ha visto che c'erano tutti quanti così, mi ha chiamato, poi dice: vieni che facciamo un contratto. Quindi quest'oggi festeggiamo sì il 40esimo anniversario del titolo del campionato del mondo, chiamiamolo così, anche se ufficialmente si chiama Coppa Fia Piloti, però festeggiamo anche il 50esimo anniversario della sua prima vittoria nei rally, quindi veramente una storia... 50 è un bel mezzo secolo, merita un bel applauso, io direi.
maniera che ha tenuto attenzione anche a questo fatto di costume, come dire, socio-economico. L'ha detto Francesca, l'auto è stata portata subito al Salone dell'Automobile di Torino. Quindi i dirigenti delle case automobilistiche avevano intuito in pieno l'importanza della popolarità, delle vittorie e delle imprese che con le auto rally si facevano per poi poter trainare le vendite e le produzioni. L'apice l'abbiamo toccato nel 72, ma poi lo vedremo nel dettaglio di questo tipo di fenomeno. San Martino e Castrozza, prima gara con un altro personaggio straordinario che ha fatto coppia con Sandro, che è stato Mario Mannucci. Hanno raccolto delle vittorie incredibili. Io dico solo una cosa, c'è un breve saluto, ma verbale, perché ho avuto uno scambio proprio nei giorni scorsi con la moglie, con Ariella, che manda i suoi saluti affettuosi, un abbraccio caloroso a te e a tutti gli appassionati. Non può essere qui perché ha una piccola indisposizione, ma c'è idealmente. Francesca, su questo fatto? Beh, dopo Luciano Lombardini, Sandro viene affiancato da un altro grande navigatore come Mario Mannucci, col quale disputa addirittura 51 gare ottenendo 18 posizioni assolute, primi assoluti, e ben 21 podi. La prima gara con Mario Mannucci è stata veramente una gara una coppiata che ha preso il volo, nel vero senso letterale della parola, perché proprio in questa gara sono scivolati giù da un burrone senza i freni, in buona sostanza, quindi 84 metri di corda di verricello per tirare sulla pulvia del burrone. Questo è il dato che è stato fornito poi all'equipaggio, che è uscito indenne da questo capitombolo incredibile, fermato fortunatamente da un buon tronco che ha interrotto la discesa della Puglia, altrimenti ce n'erano altri 200 da fare. Grandissime vittorie ottenute con Mario Mannucci, le più importanti poi le vedremo, ma un binomio Munari-Mannucci con la Lancia ineguagliabile. Ecco, passando ad un altro aspetto della carriera sportiva di Sandro, ci sono delle corse sui circuiti stradali importantissimi, cominciando dal Mugello, e qui abbiamo tre anni di seguito, 67, 68 e 69, con tre vetture diverse, dove oltre alle prime due riconoscibilissime ne compare una terza molto curiosa che merita comunque qualche parola specifica. Sì, al di là dei prototipi che venivano normalmente usati per testare, diciamo, le nuove innovazioni sulle vetture, la FM è nata ovviamente da una Puglia Coupé, alla quale è stata tolta proprio la parte superiore per alleggerirla. Sandro, la sua aspirazione da ancora prima di cominciare a correre era quello di fare pilota velocista, quindi magari la Formula 1 o comunque la velocità più che i rally, e quindi ha avuto sempre molto a cuore il circuito del Mugello, che ha disputato in diverse edizioni, dimostrando veramente anche lì le sue buone qualità che poi verranno premiate nel 72. E proprio nel 70 è curiosa il secondo assalto al pilota Sandro Munari da parte dell'Alfa Romeo, in questo caso, i quali dirigenti volevano averlo come pilota per farlo correre con i prototipi. Sandro ci stava pensando un po', ha fatto un paio di telefonate ma senza mai ricevere risposta, quindi ha pensato che quello fosse un segno del destino e ha continuato con i rally. Sì, FM sta per? Fiorio Maglioli. Fiorio sponsorizzò il progetto con ben 1 milione di lire, che erano comunque molto pochi. Maglioli nella sua officina ha fatto tutti i suoi bei test, ha modificato la Puglia, gli ha tolto la parte superiore, l'ha accorciata, ha aumentato un po' i cavalli, quindi ha cercato in qualche modo di tirar fuori una vettura un po' più prestazionale rispetto a una Puglia Coupé tradizionale, che per quanto poco era già abbastanza 1.300 compatto, dandogli 1.400 cc, come si suol dire.
e però sempre troppo pochi cavalli. Io un ricordo molto importante con il commendatore Ferrari. Ferrari a un certo momento chiede a Fiori se poteva prestarmi per fare la percorrere la Targa Florio, perché c'era stato un discorso con il direttore della Lancia, allora era occupato, aveva chiesto se poteva avere il motore del Dino per fare la Stratos. Ovviamente il commendatore ha detto di no, perché loro stavano facendo la macchina e non il motore non c'era dato. Dopo un po' di tempo invece è il commendatore che chiede al Bobato, dice che se tu mi presti i Munari per fare la Targa Florio, io ti do i motori. Quindi questa è stata la nascita della Stratos, perché avevamo molti motori. E poi ho vinto anche la Targa Florio. Quindi questa è la pagina più bella per me. Immagini di questa diapositiva, vorrei, cade proprio a pennello, vorrei leggere un messaggio che ha mandato Arnaldo Bernacchini per Sandro Munari, perché anche lui sarebbe voluto essere qui con noi, ma non è riuscito ad arrivare, quindi mi ha lasciato un messaggio scritto da leggere a Sandro. Ciao Drago, l'ultima volta che ci siamo visti eravamo nel cortile della cantina Valdoca, ospiti di Francesca, in occasione dell'indimenticabile raduno Lancia di Valdobbiadene. Stavamo ammirando la splendida replica della barchetta F&N e dopo il tuo educato rifiuto all'invito di provarla, ti sei rivolto a me sorridendo, mi hai sussurrato, abbiamo già dato. Immediatamente il ricordo di quell'evento mi ritornò lucido come se non fossero passati 47 anni. Madrid, 31 ottobre 70, la partenza all'imbrunire, le prime due prove vinte contro l'Elbin, con il nostro mostro da 600 kg, guidato come solo tu sapevi fare. Poi lunghi trasferimenti sulla Sierra Guadarrama e poi 2000 metri di altitudine. Le lunghe attese ai CO sulla nostra Spider al freddo, mentre i nostri colleghi si crogiolavano con i loro riscaldamenti. Poi ricordo il tuo triste Arnaldo, andiamo a casa, comincio a non sentire più i piedi e le mani, rischiamo di farci del male. Ritornammo in albergo sconfitti non certo dagli avversari. Questo non è che uno dei tanti episodi ed aneddoti che hanno costellato il nostro sodalizio durato quasi 2 anni. Posso cominciare ricordando la rottura della frizione nell'ABS Alpe di Poti ed Arezzo, mia prima gara con te, che se tu non mi avessi detto niente non me ne sarei neanche accorto. Poi il CT dell'Elba, la PS Torsby in Svezia, dove hai raggiunto la Porsche di Ronnie Peterson che ha messo la freccia lasciandoci passare. Il controllo orario di Sintra, la portiera piegata dell'Argain in Portogallo, la nebbia del Tour de Belgio e tante altre ancora. Facciamo così, dice Bernacchini, ne scriverò uno per ogni tuo compleanno fino ai tuoi lontani 100. Grazie Sandro, grande pilota e grande uomo. Un abbraccio. L'ennesima dimostrazione di quanto è amato Sandro e di quanto, guarda caso, amato continua ad essere anche da questa straordinaria donna che ha incontrato nel 1970, Flavia. La passione per la velocità. Eh sì, in questo episodio si trova nel 71 proprio a correre il Giro del Belgio assieme a Mario Mannucci. Curiosamente si trovavano a bordo della Abarth 2000 Sport per tentare in un tracciato più adatto a questo tipo di vettura piuttosto che alla Puglia di prendere i punti necessari per conquistare il titolo europeo del 1971. Purtroppo anche lì la sfortuna si è abbattuta su questo equipaggio, assieme alla pioggia che ha fatto bagnare la calotta, lo spinterogeno, i cavi,
logori non erano stati sostituiti, quindi lo spitterogio scaricava un po' dappertutto tranne dove doveva veramente scaricare. Fermato. Ritiro. Perso l'europeo per veramente poco. 1972. Non c'è la data, ma questa è un'immagine che è veramente in tutti gli annali del realismo mondiale. Allora, direi di lasciare sempre a Francesca la descrizione di questa epica impresa. Poi c'è un brano tratto dal Sole 24 Ore di non molto tempo fa, che è molto significativo, e un'ultima cosa che mi permetto di fare io su questo episodio. Prego Francesca, cosa è stata questa gara? Beh, 1972 era già in cantiere la Lancia Stratos, voluta, come ha anticipato prima Sandro, dalla Lancia per sostituire questa coupé, questa piccola coupé che dai 1600 era di cilindrata 1600, ma che ormai era talmente stata pompata che non ci stavano più cavalli nel cofano e quindi c'era bisogno di voltare pagina. L'ingegner Pier Ugo Gobbato ha fatto il suo buon lavoro portando a casa i motori della Ferrari, quelli che erano poi il V6 Dino, e in cambio Ferrari appunto chiese le prestazioni di Sandro Munari per delle corse di velocità appunto con i prototipi, cosa che Lancia concesse pur di avere questi motori. E la Fulvia è andata al Monte Carlo perché ormai ci andava già da qualche anno, ricordiamo la primissima edizione che ha fatto Sandro era nel 1966 con la Flavia, con sulle portiere il numero 14, torna anche nel 72 dopo varie altre esperienze, sempre con il numero 14, e con una vettura che non lasciava molto da sperare perché appunto c'erano molti altri concorrenti più quotati e favoriti alla vittoria. Poi l'affidabilità di questa coupé della Lancia si è dimostrata superiore a tutte le altre, perché gli Alpine e tutti gli altri avversari di Porsche sono cadute una a una fino a permettere alla Fulvia Coupé con a bordo l'epico equipaggio Sandro Munari e Mario Mannucci di raggiungere il traguardo avvolti da una ala di pubblico incredibilmente gioioso. Ed è stata una vittoria veramente incredibile, forse non la più importante per Sandro per quanto riguarda il rally, ma che ha dato un risvolto delle soddisfazioni più grandi a Sandro, penso che adesso non mi smentirà, perché Fiat aveva lasciato in cassa integrazione molti padri di famiglia perché avevano chiuso la produzione della Fulvia Coupé. E con questa vittoria, la Fulvia Coupé che aveva già venduto 100.000 vetture, ha ricevuto altri 50.000 ordini e quindi ha riaperto le catene di montaggio, riassumendo tutti i padri di famiglia che erano rimasti a casa alle porte del Natale, ridando gioia a molte famiglie. E questa è stata una delle più grandi vittorie di Sandro Munari. Sì, è stata riconosciuta, come ho anticipato poco fa, anche dal Sole 24 Ore, qualche tempo fa, quindi oltre 40 anni dopo. Nell'articolo molto esaustivo su Sandro Munari io ho ricavato questo passaggio: tutto è iniziato lì, senza quella vittoria molto probabilmente non ci sarebbero state le Stratos e le Delta, non ci sarebbe stata l'epopea della Lancia dominatrice del mondiale, non ci sarebbe stata una storia, una grande, grandissima storia che è rimasta nel cuore di molti, anche se l'elefantino, simbolo della squadra corse, anni dopo è stato costretto a fare da badante a una City Car. Non ci sarebbe stata a prosecuzione della produzione della Fulvia Coupé con oltre 50.000 vetture vendute quando ormai era stata decisa la chiusura degli impianti. Non ci sarebbe stato nulla. 3.500 operai in cassa integrazione vennero richiamati. Quindi, ancora una volta, un'epica impresa sportiva dei rally ebbe un importantissimo, come dire, risvolto nell'economia e nella socialità della nostra nazione. Grazie a Sandro, grazie a Mario.
adesso è cambiato, no, lì è raccontato come, ha raccontato come era andato. No, poi ho avuto altre grandi soddisfazioni, come qui come il dottor Ferrari è venuto al mio matrimonio, che è l'unico, che sono stato l'unico di tutti i suoi piloti. Quindi ho una storia con Ferrari molto importante, mi ha fatto molto piacere veramente. Direi, se posso, appunto, questa sempre nel 72, nel giugno, coronano il loro sogno con Flavia, e abbiamo una curiosa immagine, oltre che appunto essere un momento molto esclusivo, perché Drake non è che si spostasse tanto da Maranello volentieri. Abbiamo il Drake e il Drago. Ma è veramente straordinaria questa cosa, eh? Perché il Drago? Oh, non so. Negli inizi c'erano delle battute, si parlava, si diceva, quello è un drago, quello è un drago. È venuto fuori così, poi io non so, è venuto fuori proprio in questo modo qua. Quindi non è da attribuire a qualcuno in particolare, era il tuo modo di guidare le imprese e quindi un vero drago nella guida. Bene. Ecco qua, abbiamo parlato del commendator Ferrari e qui abbiamo un vero mostro uscito dalle officine di Maranello. La Ferrari 302P, affidata nel 72 a Sandro Munari per correre la Targa Florio. Francesca, commentario chiaramente. Sì, sembrava che Sandro dovesse fare un po' da uomo immagine più che altro, che tutto il lavoro sporco lo dovesse fare Merzario. Invece anche in questa occasione Sandro ha dimostrato di poter saper salire su una vettura molto più prestazionale rispetto alla Puglia e far vedere comunque di saperla gestire molto bene, stappando anche degli ottimi tempi. Quindi alla fine è arrivata la vittoria. Nel 77? Come mai, visti i programmi di mamma Fiat, riuscì ad arrivare il titolo? Perché Sandro ha vinto tutto quello che poteva vincere, mentre gli altri non hanno vinto tutto quello che avrebbero potuto vincere. Il sistema dei punteggi poi era anche particolare, perché c'erano delle gare che erano di validità mondiale per il titolo Marche, ma non erano valide per il titolo piloti. Quindi Sandro si è trovato a correre in rally di Sudafrica, che non aveva mai corso e che un equipaggio europeo non aveva mai vinto, perché non era una gara che si faceva, perché voleva vincere il campionato piloti, e l'ha vinto. C'è poco da fare. C'è Daniele Audetto e Amilcare Balestrieri che vogliono anche loro dire due parole a Sandro. Si scusano, dicono: purtroppo non siamo presenti fisicamente per festeggiare con te questa grande vittoria del Mondiale Rally, che resterà scolpita con lettere di fuoco negli annali della storia dei grandi rally, altro che Coppa Fiat. Erano gli anni in cui per vincere i rally, quelli veri, sputavamo sangue e sudore, anche lacrime che colavano sulle guance scavate dalla fatica e sporche di polvere e fango. Tu hai vinto quando i rally erano i più duri, la concorrenza fortissima e i nostri mezzi spesso inferiori. Basta ricordare la tua Corsica e il tuo monte con le Fulvia. Tu sei e rimarrai per sempre il mito dei rally, il nostro drago. Per noi è stato un onore e un privilegio essere stati in squadra con te e aver apprezzato non solo le tue grandi qualità di pilota, ma soprattutto le tue qualità di uomo leale e onesto, che avresti meritato ben di più di quello che gli onori sportivi ti hanno riservato. Noi ti siamo riconoscenti e grati per tutto quello che ci hai dato e che continuerai a darci con la tua grande umanità. Con un grande, forte e affettuoso abbraccio dai tuoi colleghi Amilcare Balestrieri e Daniele Audetto. Sempre 77, un Giro d'Italia con una Stratos a cui era stato aggiunto. Bellissima questa Stratos. Stratos Turbo a passo lungo, una vagonata di cavalli, sono 530 cavalli. Dominata la gara, si sono ritirati quando erano in testa per un guasto. E anche qua purtroppo una gara sfumata.
molto molto difficile anche questa, non molto fortunata per Sandro. Fine stagione, un'immagine significativa, le congratulazioni di Gianni Agnelli per la vittoria appunto del Mondiale Piloti 77, una stretta di mano che suggella però il passaggio del Drago dalla Lancia alla Fiat per il 78. Noi abbiamo voluto concludere con il 77, perché il resto è comunque storia, ma il binomio Sandro Munari e Lancia è il binomio per eccellenza. Il passaggio all'anno successivo ha comunque visto delle fasi interessanti, poi, ma lo vediamo magari in una slide finale, per chi volesse, ci sono alcune copie del libro Una vita di traverso che ha condotto un po' questa serata, abbiamo estrapolato da questo interessantissimo e gustoso testo e quanto avete visto, e c'è molto molto di più. E l'immagine, diciamo, conclusiva della carriera sono i numeri, perché i numeri comunque poi restano, e le cifre del campione sono 1967 campione italiano rally, 1969 abbissato il campionato, nel 71 vince la Mitropa Cup, e diciamo che con le sue vittorie nel 72 la Lancia vince la Coppa Internazionale Costruttori, nel 73 diventa campione europeo, nel 74 la Lancia vince il campionato del mondo, e anche nel 75 e nel 76, e infine nel 77 vince la Coppa FIA Piloti, quindi il campionato del mondo di allora, ed è anche campione italiano assoluto. Il tutto con centinaia di corse e decine di vittorie e piazzamenti a podio straordinari. Questa in cifre è la carriera di Sandro Munari. È una serata molto, molto, come dire, difficile da stare sulla serie, tutte queste persone che sono qui, che si ascoltano, e mi fa molto piacere che abbiate aperto questa finestra, e credo che per tanti anche che sono venuti hanno capito e saputo cosa volesse dire trovarsi in questi modi, in questi luoghi, a volte molto, molto difficili, con quanti problemi, per essere ancora vivi è già qualcosa di solo. Ecco, vi accennavo il libro Una vita di traverso, che quando ho scritto insieme a Sergio Rimondino. Sergio Rimondino è impegnato, perché è ancora redattore di Autosprint, e quindi ha detto: io vorrei esserci, ci sono col cuore, ma mi sento di mandare comunque un messaggio. Ed è questo, è arrivato oggi pomeriggio. Sandro Munari è il pioniere, quello che ha lavorato per tutti noi, quello che ha fatto conoscere e rispettare il realismo italiano in tutto il mondo. Certo, non lo ha fatto da solo, ma senza di lui non saremmo quello che siamo diventati. Per me è stato un enorme privilegio aver potuto raccogliere il racconto della sua inimitabile carriera e trascriverlo in un libro. Volevo che tutti potessero avere un luogo dove rinverdire la memoria, perché quello che ha fatto il Drago per il rally e per l'Italia non può e non deve essere dimenticato. Sergio Rimondino. Mi permetto di dire che abbiamo un po' di copie, ovviamente sono in vendita, approfittate sia, chi non lo ha ancora, anche della presenza di Sandro, che penso che ben volentieri le autograferà. Ok? La conclusione, se Francesca non vuol dire dell'altro. Beh, sull'ultima immagine un po' malinconica, dove c'è Agnelli che si congratula con Sandro e praticamente lo sta tirando in Fiat, in buona sostanza nel 78 gli permettono di fare il Monte Carlo e il RAC con la Stratos, e poi hanno chiesto l'aiuto di Sandro per sviluppare la 131 Rally. Sandro partiva anche nel 78 per il Monte Carlo con la Stratos con il numero 1 sulle portiere, una bellissima Stratos con livrea Pirelli, ma la sua era era veramente partito con grande entusiasmo, perché era consapevole di poter vincere il suo quinto Monte Carlo.
fino a quando non ha ricevuto l'ordine, praticamente la notizia da parte di Fiorio che anche se fosse stato in testa avrebbe dovuto lasciar passare il 131. Una informazione questa che lo demoralizzò al punto che la rottura del cavo dell'acceleratore in una delle prime PS è stata per Sandro un sollievo, perché sicuramente da grande professionista che è avrebbe lasciato passare i colleghi della 131, ma perdere Monte Carlo così sarebbe stato veramente troppo anche per Sandro, e quindi quel ritiro è stato uno dei più dolci. Su questa scia vorrei leggere anche il messaggio di Enrico Masala, che è un altro grandissimo lancista, direttore ovviamente della Lancia. Gli scrive: carissimo Sandro, avrei voluto essere con voi per questa splendida manifestazione con cui si attribuisce a te il plauso più caro e sentito per quello che hai rappresentato nel mondo dell'automobile in generale e nei rally in particolare, nel dettaglio poi nella storia sportiva del marchio Lancia. Ti ho sempre profondamente apprezzato e stimato, non proprio in fondo ti ho voluto un gran bene, quindi bene ben in superficie, non in fondo ti vuole un gran bene. La concomitanza con il Salone dell'Automobile qui a Torino non mi ha consentito di aggiungere a quanto ti ho detto un forte e affettuosissimo abbraccio. Sempre in gamba, carissimo Sandro. Enrico Massimo. Grazie. Speriamo di trovarci ancora qualche volta, a fare ancora così. È la passione per stare come stasera, per esempio, è una cosa bellissima. Ti ringrazio tutti per quello che avete fatto e quello che avete detto. C'è un ultimo, c'è un ultimo messaggio di Silvio Maia con cui ti sei aggiudicato questa coppa prestigiosissima. Quindi Francesca lo leggerà. Maiga ha mandato un messaggio, mi è arrivato pochi minuti fa, quindi lo leggo anch'io per la prima volta. Caro Sandro, Francesca Basetti mi ha informato che questa sera festeggerete il 40° anniversario della conquista della Coppa Fiat Piloti ed essendo impossibilitato di intervenire personalmente, voglio con queste poche righe farti giungere il mio saluto. Nonostante il tempo trascorso, ricordi vivi, splendidi e ben presenti del 76 e del Monte Carlo 87, vissuti vicino a te sul sedile destro della Stratos. Il primo e forse più emozionante ricordo è quello di una prova speciale, assolutamente speciale, del Rally di Monte Carlo 1976. Un Col de Turini tutto in quarta marcia, con la paura che in salita, in qualche ripido tornante, con ghiaccio e neve, il motore si spegnesse e decretasse la fine della nostra gara. Anche la discesa sarebbe potuta essere un problema alla guida dell'inedita Stratos, monomarcia, ma tu fosti capace di portarla a fine prova e dopo un lungo trasferimento su strade di montagna, all'assistenza dove i fantastici meccanici Lancia furono capaci di un miracoloso intervento di ripristino della funzionalità della vettura nonostante temperature polari esterne e il cambio rovente. Per il resto, il 1976, oltre a Monte Carlo, fu un anno di grandi vittorie, Portogallo e Corsica, e di grandi risultati, secondo Sanremo, terzi Marocco e quarti Arran. Grandi successi che fecero sì che la FIA ci premiò con un anticipo della Coppa FIA Piloti, che solo dall'anno successivo sarebbe stata codificata nei regolamenti. Alla tua Coppa FIA Piloti 77 ho contribuito solo facendoti da navigatore a Monte Carlo, che anche in quell'anno riuscimmo a vincere non senza qualche apprensione. La prova di Saint-Jean e Rouen, in mezzo alla neve, alta, con gomme larghe, senza chiodi, e un blackout elettrico che ci fece temere di dover fare la prova del Col de Madon senza luci. Ho avuto la fortuna di correre nel fianco del più grande pilota italiano da rally di sempre, in un momento in cui, anche per l'impegno delle case italiane, la specialità aveva una grande visibilità mediatica. Intere pagine di giornali, non solo di quelli sportivi, intervenuti in diretta alla Domenica Sportiva della Rai. I rally degli anni 70 avevano un fascino che non ritrovano i rally di oggi. Non voglio fare polemiche, ne voglio dire ai miei tempi, ma ancora oggi, quando si parla, anche con un profano della materia, di un'auto da rally si ricordano tutti della Fulvia, della Stratos, della 124 Spider e della 131. E quando si parla di un pilota da rally, il primo nome che viene in mente è quello di Sandro Munari.
ti sono grato delle emozioni che ho potuto vivere seduto al tuo fianco e meriti che le tue vittorie e i tuoi successi vengano da tutti ricordati e festeggiati anche a distanza di molti anni. Un caro saluto a tutti gli amici che sono con te questa sera e un grande affettuoso abbraccio a te. Silvio Maida. Prima di passare la parola al pubblico per eventuali domande, concludiamo con questa immagine. Ci siamo permessi, dopo aver chiesto permesso appunto, di istituire un trofeo Sandro Munari. E è un trofeo che aggiudicheremo già quest'anno nella Monte Grappa Legend, che è una dire gara, come, cioè forse è un po' troppo. Ma è una bellissima manifestazione dove lo spirito, la passione e la voglia di stare insieme e di correre con le vetture di un tempo primeggia rispetto a altre situazioni dove magari c'è la competizione con i cronometri sia per la regolarità che per la velocità. Ma perché questo? Perché comunque il Monte Grappa, insieme anche a parte dell'Altopiano, è stato teatro di gran parte delle imprese sportive e delle gesta che definire epiche non è retorica, che hanno visto Sandro Munari protagonista. Proprio la prova Pastagna, per esempio, è stata una delle zone dove si sono cimentati con difficoltà estreme, pensando, chi la conosce, penso che nessuno la conosca, come si sviluppa quella prova, in epoca in cui era sterrata, in tutte le condizioni di tempo, con vetture dove ci voleva una fisicità estrema per tomarle, anche in condizioni così. Ecco, quindi quest'anno il trofeo prende vita sotto l'egida della Civicenza, chiaramente il Museo dell'Automobile Bonfanti Vima è il promotore, Lancia Rewind e quindi Francesca Pasetti ha voluto affiancarci, e la particolarità di questo trofeo è che sarà itinerante, cioè non sarà parte con Monte Grappa Legend, ma individueremo ogni anno una manifestazione che sintetizza lo spirito che ha animato la carriera e la vita di Sandro Munari. Lucchi, nel 75 hai esordito, quindi... Cosa costituiva per voi ragazzi dell'epoca che iniziavate la figura e l'esempio e le gesta e il clamore di quello che Sandro Munari con i suoi navigatori stava producendo? Ma credo che non sia cambiato nulla. Sandro era allora per noi un mito e lo è ancora tuttora. Credo che gran parte del nostro approccio al mondo di rally sia vissuto nella luce per mente di un pilota che nel suo modo di porsi, molto modesto, molto umile, riusciva a donare agli appassionati delle emozioni così grandi, e Sandro è stato quel pilota. Grazie. Sì, anche da lui vogliamo sapere qualcosa. Cosa si prova a star seduti sul sedile di destra quando la guida c'è un Sandro Munari o un Lucchi o tutti i piloti che sono andati e stanno andando ancora forte? Guarda, ne parlavamo proprio venendo su in macchina assieme, e il mio grande rammarico è stato quello della mia lunga carriera di avere corso con tanti piloti, i migliori che c'erano dopo Sandro Munari, e io a un certo punto ho dovuto fare una scelta. Ho cominciato con Opel, poi sono andato in Fiat. Poi sono tornato in Opel per dissidi con pilota che vedo in Fiat, e anche perché la Opel mi ha dato l'opportunità di poter correre a dei livelli superiori a quel momento. Se fossi rimasto in Fiat, probabilmente, dicevo con Sandro, saremmo riusciti a fare almeno una gara insieme. E questo è un grande rammarico, perché di tutti i piloti con i quali ho corso, ho avuto grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo e anche personale. Però mi sarebbe piaciuto tantissimo correre con il numero uno, con quello che allora era il mito. Anche per me, quando iniziamo nel 72, Sandro era già un mito. Ovunque tu andassi a parlare di rally, si parlava di Sandro. Sandro è quello che ha fatto conoscere i nostri rally in giro per il mondo. Scusate la voce, sono un po' rocco. E quindi io sono rimasto sempre con rammarico di non aver potuto correre con lui.
Lui è veramente la persona che in persona, nel suo tempo, il lato sportivo per eccellenza e il lato umano per eccellenza, per umanità, per modestia, ed è un grande campione. I grandi campioni sono così. Sono grandi perché sono dei campioni molto forti in modestia, ma soprattutto perché sono modesti. Forse questo rammarico troverà spazio nel secondo libro che stai scrivendo con Francesca? Lo spero tanto, anzi, sicuramente. Lo stiamo aspettando tutti con molta curiosità. Posso io? Certo, Walter. Allora, questa sera abbiamo tre campioni della Mitropa. Sandro, Aldo Cassetti, Lucchi e abbiamo anche Gianni Simoni, che era navigatore, che però ha vinto anche lui. Io ricordo un particolare, quando arrivai nella Mitropa e fui eletto presidente nel 86-87, in una gara alla Mantadler si avvicinarono dei ragazzini austriaci e mi dissero: voi siete italiani? Sì. Ovviamente non disse in tedesco. Come mai non vengono più a correre i piloti italiani come Cettato, come Lucchi, come Pasetti, come Corradini? Loro si ricordavano di quello che avevano dimostrato i nostri piloti nella Mitropa di quei tempi. Perciò, cosa voglio dire con questo? È assolutamente affascinante sentire parlare e chiedere i piloti nostri da ragazzi austriaci, e poi anche che è successo in Germania, cosa vuol dire? Che siamo stati dei grandi. Naturalmente Sandro è stato il più grande di tutti. E questa sera lo abbiamo, spero, un po' onorato per quel tantissimo che ha dato all'automobilismo italiano. Che Dio ti conservi. Grazie. Massimo, volevo aggiungere una cosa. Non ho mai avuto il piacere di navigare Sandro, però adesso ho la fortuna di essere navigato da lui, perché spesso volentieri siamo assieme ed è un grandissimo piacere perché ci facciamo delle gran chiacchierate e sto bene, stiamo bene, veramente, ci divertiamo. Oggi ci ha fermati anche bene qualcosa, poi a un certo punto è sparito, io mi sono preoccupato e non arrivava mai. Poi sono entrato nel bar, stavo solo per me, ho fatto l'ubi qui. Guarda che bimbi lunghi, però mi stavo preoccupando. Comunque sia, tutte le volte che lui vuole muoversi da Bologna e io sono di passaggio o anche apposta proprio per portarlo in giro da qualche parte, lo faccio sempre volentieri, Sandro. Sei il mio navigatore preferito. Grazie. Grazie a lui. Non so, c'è Aldo Pasetti, lo abbiamo qui a portata di mano, poi abbiamo anche Ceo Filippi che ci piacerebbe sentire, grande testimone di quell'epoca. Io solamente valutare quello che è stato Sandro Molari nei rally e devo dire che la caratteristica di un grande pilota è che lo metti sul bagnato, sull'asciutto, sulla neve va in tutte le condizioni e con tutte le macchine, e questo è quello che ti ha insegnato Sandro Molari e che ha fatto in passato. Grazie, grazie Aldo. Sandro, un saluto alla platea. Ringraziarvi è dire poco, è una serata veramente che mi ha commosso, sia per quello che si è detto prima e dopo, e poi sentito anche alcuni di voi che ha sempre seguito e che ha sempre avuto la passione di questo sport, e devo solo ringraziarvi anche voi perché la serata veramente magnifica, anche se andrò a casa alle 4 del mattino, però ne valeva la pena e vi ringrazio veramente di cuore a tutti quanti. Grazie. Grazie. La conclusione la lasciamo a Lady Fulvia. È stata o non è stata? Bravissima, eh? Veramente. Grazie a voi, grazie di essere venuti e buona continuazione. Grazie.